Buonasera e benvenuti a Milano Pavia News e questa è l'edizione Milano. I titoli. Si riprogrammano gli appuntamenti per le seconde dosi agli under 60 senza AstraZeneca. Nella nostra intervista l'esperto della Bicocca spiega perché la campagna lombarda è un esempio ideale. Non si fermano le risse notturne nel weekend, nuovi episodi a Milano e anche ad Abbiategrasso, dove un giovane è rimasto accoltellato. Si fatica a controllare le zone a rischio. Da oggi il ritorno degli artisti di strada ha raggiunto l'accordo dopo un primo contestato protocollo che prevedeva posti a sedere prenotati. Adesso le esibizioni sono liberi. L'ex preside del liceo Vittorio Veneto di Milano, Michele D'Elia, contesta la maturità basata solo sul maxi orale. È come l'esame di terza media, dice, tanto vale promuovere tutti. Si è ricandidato sindaco di Sedriano Alfredo Celeste, in carica quando il comune fu sciolto per mafia, processato e assolto, afferma anche chi viene buttato nella polvere può rialzarsi. Sono in corso quindi le riprogrammazioni delle seconde dosi per gli under 60 che avevano iniziato il percorso vaccinale con AstraZeneca. Dalla regione comunicano che ci vorrà ancora del tempo, probabilmente qualche giorno, per fissare i nuovi appuntamenti. Tutto ciò naturalmente fa slittare leggermente la campagna. Stop ai richiami, almeno per ora. Regione Lombardia ha sospeso momentaneamente i richiami del vaccino anti-Covid per gli under 60 che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca e che avevano il secondo appuntamento in questi giorni. La decisione si è resa necessaria perché il Pirellone dovrà riorganizzare tutti i calendari già pronti dopo il divieto di usare il siero anglo-svedese per le donne e gli uomini che hanno meno di 60 anni. Il caso era scoppiato venerdì, quando dopo la morte sospetta di una 18enne in Liguria, il CTS aveva deciso di restringere il campo di utilizzo di AstraZeneca. Da sabato 12 giugno, secondo quanto disposto dal Comitato Tecnico Scientifico, le seconde dosi agli over 60 vaccinati con AstraZeneca saranno fatte con lo stesso vaccino. I richiami delle persone under 60 vaccinate in prima dose con AstraZeneca verranno invece effettuate con un altro vaccino, avevano fatto sapere la Direzione Generale del Welfare in una nota. Sabato mattina la situazione era cambiata di nuovo. In attesa di una nota ufficiale di Ministero della Salute e di AIFA, la Direzione Generale Welfare ha deciso di sospendere cautelativamente i richiami eterologhi, quindi con un vaccino diverso per tutti i cittadini under 60 che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca. Per chi ha più di 60 anni nulla cambia, aveva spiegato il Pirellone. Nel pomeriggio poi l'ultima versione, quella definitiva. Alla luce della circolare del Ministero della Salute e del collegato parere AIFA, Regione Lombardia provvederà alla somministrazione della seconda dose con vaccino Pfizer o Moderna ai cittadini under 60 vaccinati con AstraZeneca in prima dose. Ed ecco però il problema: la riorganizzazione del programma vaccinale, aveva sottolineato la regione, avverrà negli stretti tempi necessari sulla base delle dosi di vaccino disponibili. Evidentemente adesso il Pirellone dovrà riuscire a trovare nuovi spazi e nuove dosi per i lombardi che dovranno ricevere Pfizer o Moderna e che invece avrebbero dovuto essere vaccinati con AstraZeneca. Dalla regione hanno già fatto sapere che chi aveva l'appuntamento per il richiamo con AstraZeneca in questi giorni riceverà presto l'SMS con la nuova data. Un incidente di percorso dunque, ma il piano vaccinale lombardo è un'eccellenza. Abbiamo intervistato a questo proposito il professor Corrao, che è lo studioso della Bicocca che tiene i conti e cerca di capire come procede l'avvicinamento all'immunità di gregge. Sentite che cosa ci ha detto. Secondo uno studio del professor Giovanni Corrao, docente di statistica medica presso l'Università Bicocca, il 20 agosto la Lombardia raggiungerà il tanto atteso momento che tutti speravano, l'immunità di gregge dei lombardi. Il professore, che da più di un anno studia i numeri del Covid grazie all'analisi dei dati della campagna vaccinale che in Lombardia sta correndo, è riuscito a formulare la fatidica data. Sì, noi abbiamo calcolato che entro il 20 agosto il 70% della popolazione lombarda sarà raggiunta, almeno della popolazione di età superiore a 12 anni, sarà raggiunta dal vaccino. Il che non vuol dire che verrà raggiunta l'immunità di gregge. L'immunità di gregge è qualcosa di molto più complesso. Questo 70% è solo un riferimento molto generale, ma la protezione dell'intera popolazione verso eventuali altri focolai epidemici non è garantito da questo 70%. No, no, noi stiamo monitorando la campagna vaccinale per A, identificare coloro che vengono raggiunti dal vaccino e quindi quanti vengono raggiunti dal vaccino
soprattutto quelli più vulnerabili, ma non solo. Secondo, per valutarne l'effetto. L'effetto vuol dire in questo caso quanti casi di decesso, di accesso in terapia intensiva, di ricovero e di tamponi positivi vengono risparmiati man mano che la vaccinazione va avanti. Terzo, per valutare anche gli aspetti che riguardano la sicurezza dei vaccini che vengono somministrati. Bisogna dire che la Regione Lombardia si è messa a correre almeno da un mese e mezzo, due, è la prima regione italiana, sicuramente per la velocità con cui i cittadini che ne hanno diritto vengono vaccinati, ma non solo per la velocità in termini numerici, ma perché sono stati raggiunti innanzitutto le persone, i cittadini più vulnerabili, quindi quelli che maggiormente hanno e avevano bisogno della copertura vaccinale. Mi sto riferendo agli anziani, agli ospiti dell'SA, agli individui con disabilità e patologie che li rendono particolarmente suscettibili a manifestazioni cliniche severe dell'infezione. Quindi se messa a correre, questo è vero, è verissimo, e questo ci fa ritenere che buona parte della popolazione verrà raggiunta dalla copertura vaccinale entro il 20 agosto, almeno se le cose continueranno così. Mi sto riferendo, quando dico le cose continueranno così, alle dosi disponibili. Si arriveranno un numero sufficiente di dosi, se si continuerà con questa velocità di vaccinazione, soprattutto se le persone non perdono motivazioni ad essere vaccinati e non si fanno sorprendere da, diciamo, voci allarmanti sulla sicurezza dei vaccini, che secondo me non hanno alcuna ragione di esistere, se non in rarissimi casi. E dallo studioso dei numeri ai numeri di oggi, che certificano come per la Lombardia si sia passato il traguardo della vaccinazione su oltre la metà della popolazione. Un traguardo simbolico ma molto importante che registriamo nella giornata di oggi. Vedete, i non vaccinati sono il 49,17% della popolazione. Nella giornata di ieri, naturalmente domenica, il numero di vaccinazioni è stato un po' più basso sia in Lombardia che in Italia. In Lombardia si è scesi sotto la quota dei 100.000, vedete 75.000, 400.000 in tutta Italia. Possiamo vedere anche dati sull'incidenza, sui nuovi contagi che continuano ad essere molto bassi, con la Lombardia e anche la provincia di Milano sotto la media nazionale. Oggi, primo giorno di zona bianca, ci sono ulteriori libertà, tra cui l'abolizione del coprifuoco, ma c'è anche una novità un po' particolare, perché tornano da oggi gli artisti di strada. Una protesta che si trasforma in un festeggiamento. Con la zona bianca, anche l'arte di strada torna a far vivere le vie e le piazze della città. Così l'appuntamento per manifestare contro le restrizioni si è trasformato in una festa davanti al Piccolo Teatro, dopo l'accordo trovato tra le associazioni di categoria e le istituzioni per far ripartire questo settore. L'accordo è molto semplice, perché fino a che si era in zona gialla era obbligatorio l'uso di posti a sedere preassegnati, cosa che è assolutamente improponibile e anche inutile per l'arte di strada. L'arte di strada ha tre specificità: si svolge sempre all'aperto, permette un controllo in tempo reale del pubblico e può garantire un distanziamento costante tra le persone, perché si svolge sempre in spazi grandi. Per cui è stata riconosciuta questa possibilità, è stata riconosciuta questa specificità e siamo stati autorizzati a esercitare la nostra arte senza posti a sedere preassegnati, altrimenti anche in zona bianca saremmo rimasti bloccati. Per noi è stato un periodo terribile, da ottobre quando hanno chiuso fino ad oggi. Abbiamo cercato in tutti i modi anche di far capire alle istituzioni quanto l'arte di strada invece fosse importante che riprendesse, e anche in zona gialla era possibile. Diciamo che la scienza aveva confermato che all'aperto i contagi erano minimi. Purtroppo, diciamo, ce l'abbiamo fatta adesso. Non so quanto sia stato merito delle nostre lotte, però secondo me e secondo noi le nostre lotte hanno contato, insomma, rompere le scatole funziona, ecco.
musicisti, clown e prestigiatori, davanti al piccolo c'è un po' di tutto a rappresentare un mondo che negli ultimi mesi ha dovuto faticare tanto, ma oggi si festeggia con la musica che torna a riempire le piazze. Purtroppo però con le riaperture c'è anche il fenomeno delle risse notturne. L'ultimo episodio è avvenuto ieri sera ad Abbiategrasso. Un'ambulanza della Croce Azzurra è dovuta intervenire poco prima delle 21 di domenica sera nei dintorni di Piazza Garibaldi a Abbiategrasso, dove ha avuto luogo una rissa che ha coinvolto 14 persone in 12 contro 2, tutti sudamericani. La lite si è conclusa con il ferimento di due persone, una in particolare, colpita da una coltellata, si è accasciata su una panchina con la maglietta sporca di sangue e i passanti hanno prontamente dato l'allarme chiamando sia il 118 che i carabinieri. Secondo alcuni testimoni, la sequenza che ha portato al ferimento delle due persone, un 32enne che ha riportato contusioni ed escoriazioni nella colluttazione e il 39enne colpito da una o addirittura due coltellate alla testa e al volto, sarebbe stata breve e micidiale, con 12 aggressori contro 2 aggrediti, come detto. Sul posto, oltre ai sanitari, sono giunti anche i carabinieri della stazione di Abbiategrasso, chiamati ancora una volta a ricostruire la dinamica dell'ennesimo atto di violenza. Già negli scorsi mesi, infatti, sempre di domenica, ma quella volta in pieno giorno, un'altra rissa con ferimento era scoppiata sempre in pieno centro e in Piazza Castello, nel cuore della città. Questo da Abbiategrasso ieri sera. A Milano è stato comunque un weekend molto difficile, ecco la cronaca. Piazza 24 Maggio, sabato notte, gli spintoni prima, poi i calci e i pugni, mentre le macchine continuano a passare a poca distanza. La rissa, ripresa da uno dei residenti della zona, è l'ennesimo caso di quella movida violenta che è tristemente diventata ordinaria da quando la Lombardia si è tinta di giallo. E anche l'ultimo weekend prima dell'ingresso in zona bianca non ha fatto eccezione. E tra calci e pugni, alla fine, compare anche una spranga. Il bilancio dello scontro è di 3 uomini contusi, rispettivamente di 21, 25 e 34 anni. A poca distanza, lungo le sponde dei Navigli, i social fanno registrare un'altra rissa, mentre sull'asse dei locali notturni di Corso Como, davanti ai caselli daziari di Piazza 25 Aprile, 4 ragazzi sono stati aggrediti a bottigliate e rapinati. Un 17enne e un 19enne sono finiti in ospedale, con ferite lievi, e le indagini sono state affidate ai carabinieri. Un tema, quello della movida violenta, che ovviamente coinvolge la politica milanese ai massimi livelli. Solo pochi giorni fa il sindaco Giuseppe Sala si era detto preoccupato. Sono preoccupato, è chiaro che sono situazioni che in questo momento stanno succedendo un po' in tutta Italia. Questa riapertura sta portando anche a un'escalation che appunto ci preoccupa. Dopodiché la riflessione che stiamo facendo anche con prefetto, questore, è che è vero che ci sono luoghi che sono più delicati di altri, ma è anche vero che la città è ampia e quindi il presidiare tutto non è facile. Rimane il fatto che è il nostro dovere, quindi cercheremo di farlo al meglio. 2 giorni alla partenza degli esami di maturità, che anche quest'anno si svolgeranno con la formula dell'unico maxi orale, una formula che però sta attirando delle critiche. Registriamo oggi un duro intervento da parte dell'ex presidente del liceo scientifico Vittorio Veneto di Milano, Michele D'Elia. Mancano ormai solo pochi giorni al più temuto dei traguardi che i ragazzi delle superiori devono affrontare come ultimo passo del proprio percorso di studi, l'esame di maturità. A causa del Covid però anche quest'anno l'esame finale sarà in versione di molto ridotta rispetto alla vecchia maturità, abolite infatti le 3 prove scritte e rimane solo un colloquio orale che riguarderà la discussione di un elaborato e che avrà durata di massimo 60 minuti. Dal mondo della scuola diverse le critiche che sono arrivate a questo nuovo esame di maturità facilitato per via della particolare situazione sanitaria. Tra queste anche la voce del preside Michele D'Elia, ora in pensione ma fino all'anno scorso presidente di commissione di maturità, che vede nel nuovo maxi orale l'anticamera di un lento impoverimento della scuola italiana. Il modello che è stato studiato per l'esame di maturità è uguale, identico all'esame di terza media. Cambia l'età, ma il modello, quello della preparazione del compitino, è quello. Basta confrontare le due ordinanze. Il messaggio è: promuovete tutti. I dirigenti scolastici, più che i docenti, si andranno a
riparare dietro queste ed altre ordinanze ed altre circolari per non avere grane. Tutti promossi significa niente rischio di ricorsi e altri problemi del genere. Non è uno spettacolo decoroso per la grande scuola italiana che ha trasmesso la cultura a tutto il mondo. Quindi la mia preoccupazione va molto al di là del semplice e puro esame contingente. Il problema è il futuro. Questa scuola viene costantemente demolita, dissossata. E poi un'altra cosa. Queste norme che si vuole siano determinate dall'emergenza, secondo me resteranno. Nessuno avrà più il coraggio di tornare indietro per dire no, i voti li dobbiamo mettere sui tabelloni. Si toglie responsabilità alla scuola per toglierla poi agli alunni. Questo per effetto dei ministri che si sono avvicendati. Insomma, un aspro dibattito. La politica ci porta invece a Sedriano, alle prossime elezioni comunali. Sarà in corso Alfredo Celeste, che era sindaco quando il comune fu sciolto per mafia. Pienamente riabilitato dopo le vicende giudiziarie che lo hanno visto assolto dall'accusa di corruzione a seguito dello scioglimento del comune di Sedriano per mafia, Alfredo Celeste è tornato e si ricandida sindaco di Sedriano. Mi ricandido perché do la dimostrazione concreta che una persona che è umiliata, diffamata, buttata nella vergogna più totale, prostrata da tutte le afflizioni possibili, possa rialzarsi e di nuovo raccontare la propria vicenda e esprimere i propri ideali. A convincerlo la richiesta di un gruppo di cittadini ai quali Celeste vuol fare da guida per un mandato prima di lasciare loro il futuro della città. La nostra lista civica raccoglie tutti e tutte le varie idealità, senza bandiere, senza schemi, senza segreterie di partito, senza vincoli particolari, ma obbedendo soltanto a Sedriano e sedanesi. Negli scorsi mesi Celeste era stato contattato anche dal centrodestra per una possibile candidatura poi sfumata. In quell'incontro non sono state rispettate o comunque garantite quelle condizioni che avevo chiesto, in particolare sulla priorità dei programmi, ma su un impegno scritto preferenziale, ma in particolare sui candidati. Lì abbiamo trovato un grosso scoglio, alla fine io ho rinunciato, ci siamo lasciati. Nello stesso tempo l'ex sindaco bacchetta la giunta Cipriani per l'organizzazione delle opere pubbliche dell'ultimo anno. In questo ultimo anno invece ha messo in campo una serie di cantieri che onestamente hanno procurato parecchie osservazioni e polemiche, e quindi da questo punto di vista il mio giudizio non è propriamente positivo. Poi devo dire che riguardo per esempio la gestione dell'area feste, e di questo io ho già fatto un paio di esposti alla Corte dei Conti, è stata una gestione disastrosa e ha portato il Comune a pagare più di 600.000 euro rispetto agli iniziali 300.000 che invece erano dovuti alla ditta per quanto riguarda i compensi. E quest'area oggi è chiusa, infatti il nostro primo impegno programmatico sarà di riaprirla, perché noi vogliamo immediatamente far rinascere questo paese attraverso attività, attraverso manifestazioni, e la struttura ideale è proprio l'area festa. Torniamo a Milano, per la precisione quartiere Calvairate, dove oggi è stata inaugurata una biblioteca all'interno dei condomini delle case popolari. 133 metri quadrati di cultura racchiusi tra le mura delle case popolari di Piazza Insubria. È stato inaugurato dagli assessori ai lavori pubblici e alla cultura Marco Granelli e Filippo Del Corno il punto di prestito libri di Piazza Insubria 3 come sede provvisoria sostitutiva della biblioteca Calvairate, attualmente chiusa per i lavori di ampliamento e ristrutturazione. Un piccolo spazio dedicato alla letteratura per ogni età, che nasce non solo dalle esigenze di mantenere un presidio culturale nel quartiere, ma anche dalla voglia di generare nuova inclusione e nuova socialità. Ora che il servizio bibliotecario può riprendere la propria attività in totale sicurezza, grazie al fatto che siamo in fascia bianca, è importantissimo davvero abitare tutta la città con il servizio bibliotecario, che è il primo servizio di prossimità per quanto riguarda l'offerta culturale. E qui siamo in un caseggiato Aller, siamo in un luogo che ovviamente apre già le sue finestre e le sue porte innanzitutto agli abitanti del caseggiato, ma poi davvero a tutto il quartiere, e questo credo che sia molto importante anche proprio in una fase in cui il ritorno alla condivisione degli spazi diventa un elemento cruciale per la cittadinanza.
Per rimettere a nuovo i locali, che erano un vecchio laboratorio di quartiere, sono stati necessari circa 20.000 euro, a dimostrazione che anche con un impegno economico ridotto si può lasciare alla comunità un presidio importante. Lo stabile è stato dato in comodato d'uso gratuito da Aler fino al 30 di giugno del 2022, quando la biblioteca Calvairate dovrebbe riaprire i propri battenti. Dopo quella data, l'idea, ancora tutta astratta, è di lasciare una piccola biblioteca di condominio gestita dai residenti. Oggi è la giornata mondiale del donatore di sangue, una ricorrenza che si è celebrata anche a Milano, dove i numeri restano stabili nonostante il difficile anno della pandemia. Si è celebrata il 14 giugno la giornata mondiale del donatore di sangue, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, per ricordare al mondo che senza il gesto dei donatori la medicina si fermerebbe. Trapianti d'organo, interventi chirurgici, terapie mediche avanzate non sarebbero infatti possibili senza la donazione. Ed è così che per celebrare la giornata l'Associazione Amici del Policlinico Donatori di Sangue ha voluto premiare i donatori che nel 2020 hanno raggiunto il traguardo delle 100 donazioni. La centesima sì, perché è stata due volte fa e quindi sì, è piacevole. E la cosa carina, se posso permettermi, è che sono riuscito a portare adesso il mio primo figlio, che ha compiuto l'anno scorso 18 anni e ha iniziato anche lui a proseguire, diciamo, questa cosa. È una giornata importantissima perché celebriamo i donatori di sangue, che sono fondamentalmente quelle persone che sostengono l'attività assistenziale in tutti gli ospedali, dalla chirurgia, alla medicina, ai trapianti. Nulla di queste cose sarebbe possibile senza i donatori di sangue. Con l'occasione l'associazione ha avuto modo anche di presentare l'attività svolta nel 2020 e nei primi mesi del 2021, evidenziando come, nonostante l'anno del Covid, le donazioni al policlinico non si siano fermate, con numeri incoraggianti e con oltre 30.000 donazioni effettuate e 2.914 nuovi donatori nel 2020 e solo nei primi 4 mesi del 2021 1.100 nuovi donatori. C'è stato bisogno di sangue e il bisogno di sangue poi c'è stato anche per tutti quei pazienti che comunque non possono rimandare le donazioni. Pensiamo per esempio ai pazienti con le anemie mediterranee, con quelle patologie che comunque richiedono un supporto trasfusionale costante. E quindi è stato fondamentale lo sforzo di continuare a venire da parte dei nostri donatori. E devo dire che la risposta è stata veramente molto 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 importante e molto costante. Durante la celebrazione l'Associazione Amici del Policlinico ha presentato anche un nuovo servizio in partenza nei prossimi mesi, rivolto proprio ai donatori, a cui una volta all'anno verrà consegnato un report medico con alcuni dati riassuntivi sui fattori di rischio, dati ematologici, dati sul metabolismo e valutazione del rischio cardiovascolare. Una forte polemica in atto a Corbetta, al centro c'è il tema della gestione dello stadio, contrapposte la società di calcio e l'amministrazione comunale. Vediamo. Un fulmine a ciel sereno che non potrà non diventare anche tema di campagna elettorale. Il Corbetta Calcio 1921, che a settembre compirà appunto 100 anni, lascerà la città dal 31 agosto, giorno dal quale lo stadio comunale andrà in concessione a una neonata società. È successo che l'anno scorso il Corbetta, per provocare l'attenzione del comune, che dopo 4 anni abbassava tutti gli anni i contributi, passando da 8.000 euro annuale a 1.100 euro all'anno, abbiamo rescisso il contratto che ci vedeva legati nella gestione del campo. Il comune non ha mai sentito e voluto sentire e ascoltare la nostra posizione e ha agito rilasciando e mettendo un bando, il quale bando abbiamo partecipato, hanno partecipato due società, noi e un'altra. L'altra società ha vinto, una società costituita nel dicembre del 2020 senza nessuna esperienza, senza nulla. Questa società si è aggiudicata il bando di gara. Io gli atti non li ho ancora avuti, appena disporrò degli atti faremo probabilmente un ricorso se ci sono gli elementi per ricorrere al TAR.
il sindaco Marco Ballarini, è però d'altro avviso. Dopo la disdetta da parte della SD Corbetta 1921, abbiamo fatto i conti con il timore che nessuno volesse o potesse gestire i nostri campi da calcio. Invece, grazie alla forza della nostra comunità, un'associazione di genitori si è aggiudicata la gestione. La nuova società, guidata da Luigi Cacciapuoti, si basa sulle squadre dei ragazzi più giovani e comprenderà un team femminile e uno per disabili. Adesso ci informeremo in federazione cosa possiamo fare. Se non riusciremo a ottenere una presenza a Corbetta, abbiamo già offerte da, non dico decine, ma almeno 5 squadre che ci possono ospitare nella, diciamo, cintura che intorno a Corbetta. Termina qui l'edizione Milano, ci ritroveremo tra poco con l'edizione Pavia.